Allora, Dragan, come state e come avete affrontato un'altra settimana complicata dopo la sconfitta Taranto? Sì, per adesso tutto ok, tutti tranne Nimir si stanno allenando diciamo con tutta la capacità, lui sta recuperando piano piano, speriamo di averlo per la prima di playoff. E sicuramente dopo una sconfitta a Taranto non era semplice allenarsi tutta la settimana, però non possiamo pensare molto, molto, molto indietro, dobbiamo guardare solo avanti, pensare di affrontare la prima prossima partita meglio possibile. Una seconda domanda, prima del big match con Civitanova avevi detto che credevi fermamente nello scudetto, adesso ce lo confermi? Sì, io sono detto già dal primo giorno che questa squadra ha una capacità grande. Abbiamo dimostrato questo in tante occasioni, ma è vero che anche nelle altre abbiamo deluso sia noi che la società, tifosi, di questo siamo consapevoli, però sono ancora fiducioso e lo so se riusciamo a giocare a un buon livello, una buona pallavolo, possiamo vincere contro tutti. Io sono a posto così. Dragan, a fine marzo sta per arrivare l'ufficialità, si torna al 100% al Palapanini. Questo vuol dire probabilmente che ci saranno ancora dei limiti per la prima gara con Milano. Dopodiché arriva il primo pienone dopo 2 anni al Palapanini. Quanto può essere importante quella spinta lì? Allora, io da avversario ho giocato tante partite dentro Palapanini con capacità al 100%. Con 2 anni adesso a Modena ancora non ho provato la sensazione, però siamo tutti quanti fiduciosi dei ragazzi che hanno giocato qua anche gli anni precedenti, hanno solo i belli ricordi, diciamo. Sappiamo quanto pubblico può incidere in una partita, soprattutto di playoff. Sì, giochiamo senza 100 per, non al 100% contro Milano, però anche Palazzetto, che era ultimamente e tutto quest'anno, si sentiva e ci dava aiuto. Con 100% sono sicuro che sarà ancora meglio. Dobbiamo conquistarlo prima di tutto, giocarsi la semifinale al 100%, andiamo passo dopo passo, prima pensiamo adesso a Padova e poi dopo ci pensiamo ai playoff. Ciao, Ciao, intanto Udo. ti chiedo come sta Nimir, che è titolare, sono infortunato, e come stai vivendo questi giorni, soprattutto la prospettiva di partire titolare anche nei playoff. Guarda, Nimir sta abbastanza bene, il discorso è un po' difficile, ha avuto un piccolo infortunio al polso dove dobbiamo un attimo capire bene cosa si può rischiare. Poi io tutti i dettagli non lo so, l'unica cosa che posso fare io è prepararmi al meglio. E a Taranto abbiamo già giocato in un certo modo dove magari facciamo altre partite, sicuramente domenica sarà così, poi dopo Nimir farà di tutto di tornare e speriamo tutti insomma che sarà pronto quando c'è bisogno, però io mi preparo meglio e dai, sono anche carico di poter dare il mio contributo. Allora, visto che sei carico, si può rivelare un po' se giocherai schiacciatore oppure opposto? Questi sono segreti che non posso. No, no, dai, io faccio sempre anche un po' di tutto, noi abbiamo la capacità ognuno, secondo me, di anche insomma. Fare cose che non abbiamo sempre fatto. Leal ha fatto l'opposto a Taranto, ci siamo allenati in diversi modi e quindi insomma, anche se le cose non siamo diciamo, al 100% come squadra, dobbiamo essere bravi a comunque tirare fuori il meglio di ognuno e di poter vincere le partite che arrivano. Io sono a posto così. Martin, l'ho chiesto anche a Dragan Stankovic, si sta tornando finalmente al 100% di pubblico al Palapanini. Tu l'hai già vissuto quel 100% lì nel 2017. Quanto può essere importante, che differenza può fare? Soprattutto per una squadra che emotivamente così carica, cioè che si carica così tanto come la nostra Modena.
è super importante, l'abbiamo già vissuto in alcune partite in questo campionato, mi ricordo molto bene Perugia soprattutto, che già sembrava quasi pieno perché l'ambiente era incredibile, quando ci sarà ancora più gente sicuramente sarà una bellissima spinta in più, e quindi insomma sono contento sia per noi che tutti che possono vedere le nostre partite. Sarà una gran forza in più perché insomma i Pallapanini, quando si cedono soprattutto le cose belle, cioè, potrebbe esplodere, quindi noi come squadra dobbiamo tirare fuori il meglio di noi e poi dopo possiamo vivere delle bellissime serate insieme.